Ciao a tutti i craftoni, io sono MerloCraft. Oggi siamo qui di nuovo nel server della Ultimate Craft, come le scorse 3 volte. Spero che abbiate gradito il video un po' più lungo del solito, noi ci è piaciuto giocarlo. Tanto. Quello che andrò a fare oggi, essendo che non c'è Trendycraft oggi purtroppo, non poteva lasciare, perdonatelo ragazzi, ha deciso di fare le opzionali alla scuola. Perdonatelo, un bravo ragazzo in realtà. Perdonatelo veramente, non ha fatto apposta, non ha fatto apposta. Quello che andremo a fare oggi, siccome non c'è Trendycraft, saranno le cose fighe. Infatti, costruiremo finalmente la fottutissima casa. Ho già cominciato un po'. Cos'è? Ah, sono i cristalli. Ho già cominciato un po' a portarmi avanti, infatti ho portato il letto di là. Ho cominciato a portarmi avanti, insomma, poi dovremmo spostare anche. No, ma la piantagione di rubber la lasciamo qui perché poi non abbiamo i sapling. Bene, niente. Poi cominceremo anche un po' la Towncraft, finalmente, che è da secoli che ve lo prometto. E siccome mi piace anche cosa ho fatto. Siccome mi piace anche a me. Vai, insomma. Vi faccio vedere un po' cosa ho cominciato a fare. Qua. Allora, intanto ho trovato un po' di zucche. Quindi ho ampliato qua la farm di. Ho fatto una farm di zucche. Ho ampliato la farm di pollastri. E anzi, spariamo giù anche un po' di uova. Wow. Cioè, ho troppa fortuna con le uova io, ragazzi. Sono veramente troppo pro con le uova. Scusate. Ecco, e quello è il cantiere della. Il corso della casa, non ho dirtelo con me, sono serio. Poi quello che andrò a fare adesso sarà andare un attimo in caverna e prendere un bel po' di marble, perché ne avevamo un bel po', se vi ricordate, però l'ho usato già tutto e non ho fatto neanche un quarto del pavimento, quindi. GG. Devo togliere anche questo. Fuck. E niente. Na, na, na. Vai alla Batcaverna. Questo è piaciuto. Dimmi. Ho scoperto cosa servono sti cazzo di N Queen Seed. Quando finiscono ti droppano queste foglioline qui. Che mettendole nella crafting table senza niente, senza bisogno di nessun ingrediente aggiuntivo, così alla cazzo di cane, ti danno una specie di filo che a sua volta, mettendolo nella crafting table 4, ci dà la lana, ovviamente, perché è un filo. Cioè, 4 filetti strani danno un filo e 4 fili danno la lana. Ecco, sono spiegato. Vedete, questa è la casa. Magari metto per un attimo la render distance su normal, anche se mi lago un fottio, perché, come sempre, sono costretto a stare in camera mia. Potete guardare anche sulla minima. È così, più o meno, di forma. Poi l'amplieremo in basso. Che gesto ho fatto? Vabbè. L'amplieremo in basso. Faremo delle scale a chiocciola fantastiche. Schifose, che andranno in giù e faremo un piano sopra alto e una cupola, pensavo di vetro, una cupola, una piramide di vetro a contornare il contorno, ecco. La fa fare la zia. Poi la faremo in spruce wood perché ne abbiamo un botto e perché mi piace. Cioè, questo contrasto qui, a mio parere, è figo. E poi non lo so. O se no, potrebbe. Scusatemi. Potrei vedere, però non abbiamo tanto di questo. Quanto ce n'è qui? Qui ne abbiamo 20. Ne serve un fottio, però. Forse non che di jungle wood, ma però. Già, già. Gli alberi della gomma, no. No, meglio l'altro, però non so, solo di quello. Non so. Beh, ci penserò, tanto il lavoro è mio di fare la casa, quindi. Dici. Niente, io vado adesso un attimo. Magari mettiamo qui un waypoint. Cantire. Cantire. Fanculo. Cantire. Andrò in caverna quella questa a prendermi tutto sto marble. Perché ne ho veramente bisogno. Normalmente lo prendo, magari adesso taglio. Però prima facciamo 2 informazioni di servizio. Di servizio. Cos'è sta merda? Lead. Tin. Cioè, no, io dovrei scavare i marble. Ecco, 2 informazioni di servizio. Magari a qualcuno non può piacere sempre la Ultimate Craft Quiz, perché praticamente adesso negli ultimi tempi stiamo giocando solo alla Ultimate Craft. Ma intanto mi mancava Minecraft, perché era da un bel po' che non facevamo Minecraft, no? E quindi voglio un po' recuperare gli arretrati. Poi, se magari non avete ancora visto, anche se adesso i video sono pochi, poi nel futuro potrò dirla sta cosa.
Se non avete ancora visto, se volete una dose in più al giorno di quello che caricherò, guardatevi i video precedenti, perché alcuni ci sono, no? Ecco, insomma. E poi continuerò forse anche oggi, il giorno che sto registrando sto video, cioè martedì, quindi mercoledì per voi, farò Slender di Arrival. Può darsi, può darsi. Continuerò sicuramente Happy Wheels, ho già registrato un episodio, devo solo caricarlo. E quanto marble abbiamo? Possiamo buttare via questa, questa. Vabbè, sì. Ecco. E niente, insomma, non farò solo la Ultimate Craft, ok? Anche se negli ultimi tempi sto facendo solo Ultimate Craft. Continuerò. Qui c'è un'altra caverna? No. Continueremo insieme. Io e te. Merda, ho finito la picca. Ho qualche materiale? Merda. Allora, magari trasformiamo in bricchi. Ho uno stack e mezzo. Stack e mezzo. Ma stiamo finendo lo spazio nelle chest, quindi dobbiamo assolutamente migliorare il nostro sistema di cestamento. Cestamento? Che cazzo sto dicendo? Non lo so, veramente, ragazzi, non badate. Intanto appoggio tutto qua alla cazzo, anche se non sarebbe la sua chest. No? Poi miglioreremo, raga, miglioreremo. Tanto poi spostiamo tutto, quindi. Allora. Caverna, niente, allora io prenderò il fottutissimo. Non ho fatto il pick. Di cosa lo faccio il piccone? Di cosa lo faccio? Di cosa lo faccio? Di cosa lo faccio? Di cosa lo faccio? Eterno dilemma. Facciamoli. Di questi. Non abbiamo chiuso di lui, anzi. Ah, sì. Facciamo di questi. È un po' scomodo però giocare con la 1-4 quindi non poter trascinare, no? Waypoints, teleport to. Questo non mi mette gli usi, però no. Niente allora, come dicevo, io continuerò. Niente allora, questa è una frase di culto. Niente allora! Io continuerò a prendere un bel po' di marble perché tanto. Madonna, sti cristalli quanto rompono le scatole da 1-26-3. Allora. No, tanto. Madonna! Io continuerò a prendere sti cristallini perché praticamente c'è solo quello. Odio la Seacraft in questi momenti. Continuerò a prendere del marble e appena finisco di prendere il marble ci smarbolizziamo più marble. Perché non l'avesse capito, ci risentiamo più tardi. Ok, sono andato in caverna, ho preso il marble, ho fatto tutto un po' di cose. Adesso stavo cuocendo della sabbia perché mi serve un bel po' di vetro, no? Non lo so, non so come stia venendo, Se vi faccio vedere. Ecco, il pavimento è stato qui, ci saranno le scale. Probabilmente partiranno da qua. E andranno giù così. No? Scala, scala, scala. No, aspetta, ho sbagliato. Così. Scala a mano. Più avanti così, insomma, ecco. E penso che anche sotto voglio farlo di quarzo, anche il piano sotto. Come non è notte. Anche il piano sotto voglio farlo di quarzo, perché mi gusta. Perché ne ho preso un bel po', ecco. Ho finito quella caverna lì, proprio l'ho esaurita tutta in cibo. E sono andato nell'altra, quella che abbiamo esplorato lo scorso episodio, dove ho rischiato di morire nella. E avete presente che all'entrata, proprio all'ingresso lì. Appena, cazzo, appena subito insomma c'era del marble, ecco. Poi ho pensato ai pannelli di vetro, no? Solo che poi mi sono ricordato che cazzo è finito l'altro letto. Dove è finito l'altro letto? Boh, vabbè, tanto era il 30. Bah, bah, bah. Non mi è piaciuto tutto, la prima fanno navigare. Tanto dammi la zucca. Qui ci sono un po' di pollastri da spawnare. Tanto, scommettiamo che non ne spawno neanche uno.
Attenzione! Ne spawna due! Attenzione, attenzione! Abbiamo i semini quelli normali? No, ma possiamo benissimo procurarceli. Vabbè che sono pochi, però comunque. Dai! Fate cose sconce. Ecco. Non l'ho pestato, vero? No. No. Uno spider jockey, porca troia. Qui è pieno di mobastri, quindi direi di nascondermi un attimo qua. Fare un'operazione stile ninja. Fa, suka! Perché anche un command mi fa ogni volta che mi tipizzo? Dov'è lo spider jockey? Adesso voglio ucciderlo, quello. Via, i coglioni. Eccolo. Non morire, ti devo uccidere io. No, bastardo. Vieni qua. Dai, bitch. Madonna! È un'invasione! Merda! Proprio vicino alla casa. Casa. Tanto, vabbè che... Cazzo. Vediamo se ti pizza. Ok. Dov'è che sono? Ah, sono nel buco dei polli. Merda, i polli scappano qui. Vai, rimpiazziamolo col marble. Vai, cali giù, pollo. Fai lo stupido pollo. Mercoledì. Qui si è rovinato tutto. Vabbè, provvederemo dopo alla sistemazione del tutto qui. Non è basta prendere le mie cose. Cos'è che si è sfappato? Poi vabbè, devo rizzoppare tutto, ma non è un problema. Ok. Insomma, più o meno, dai. Non si vede quasi, quasi, quasi niente. Quasi ho detto, dai. Non sbarbabietolatemi così subito. Mi serve la spada. Tanto i ragni non mi cagano in teoria, vero? I polli neanche. Dai, bitch. One shot. Ecco. Adesso magari il vetro sia anche cotto. E magari invece che star qui a cazzeggiare, magari possiamo anche fare qualcosa. Via. Magari invece che star qui a cazzeggiare, possiamo anche fare qualcosa di utile, di produttivo per la comunità. Cioè, un cazzo. Piazziamo il vetro e vediamo come ci sta. Pensavo uno strato di vetro qui. Tipo così. Sto attento a piazzarlo bene perché poi sta cosa qui. Non disponiamo ancora di un piccone col silk touch per disilktacciarlo. Merda. Volevo usare appunto i pannelli, come dicevo, solo che poi ho pensato, mi sono ricordato più che altro, che essendo irregolare, come dire, essendo obliquo questo tratto qui, i pannelli non si potevano mettere, no? Ho più vetro di questo, vero? Dai che ce la faccio? No! Andare a prendere altro vetro. Come ci sta? Però magari scrivete qua. Sì, mi piace. Poi, dopo, cose da fare dopo. Scavare qui sotto, fare il secondo piano. Dal secondo piano fare la stanza per la Towncraft. Così cominciamo nel prossimo episodio, magari, non in questo. Quindi, Aksha. Teleport to. Dammi il fottutissimo vetro. E le scale, ci sono le scale in marble? No, eh? Ah, però io potrei fare la sta roba. Anche questo dobbiamo fare, vero? Però ci serve il gold. Ecco.
Questa cosa qui, magari farla una di queste cose qua, che in teoria potrei prendere queste e queste, che fanno così, insomma ne abbiamo a volontà, e con queste farci una... No, a parte gli scherzi, con queste farci le scale, no? Insomma, magari proviamo a vedere come verrebbe. Bisogna del ferro. Facciamo questo. Devo svuotarmi l'inventario. Ma siccome non ho chest vuote, dov'è la sab... Il vi... qui. Siccome non ho chest vuote, utilizziamo questo splendido coso qui. Allora, tu non mi serve. Tu neanche, tanto ne abbiamo. Tu neanche. Tu neanche, tu neanche, tu neanche, tu neanche, tu neanche, tu neanche, tu neanche. Ok, fantastico quel coso. Che stavo facendo? Ah, sì. No, era sopra. Yep. Due, tre sticchi che non ho, vabbè. Due ferri e due gemmette che non ho. Quindi, facciamo un po' di sticchi che poi servono sempre quelli. Mettimi. Dove è finito il legno? Dammi il legno, vado. Vieni che project era. Oh, mi sono sparite il ferro e quelle fappate lì. Dove sono finiti? Ce l'ho ancora? Perché ce li ho ancora? Ma, project sempre più buggate qui nel mondo. Adesso. Perché? Da quando? Siamo di questi che ne abbiamo tanti. Da quando? Da quando le cose mi tornano? Una cosa che non so io. Allora. Intanto facciamo uno. Aspetta. Questi. Sono pochi. E poi. Che cosa si fanno questi? Con questa. Cioè con questa. Ok. Quindi di questi possiamo farli anche tutti. Poi. No, ho sbagliato. Cazzo, li ho fatti tutti. Ah, in teoria posso rimetterli, no? Sì che posso. Questi così. Vengono i trossoli di mela qua, però un po' più di questi mi servono. Ma porca trota! Attenzione, ho un handicappato con i microblocks. Dai, un po' di più. Sì, lo so. Ok. E poi questi così. Sì. E vediamo. Come vengono le cose? Allora andiamo al cantiere. Sarebbe una cosa così. Seems legit. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Allora, io andrò a minare come un pazzo tutto questo cacchio di marble, per non dire parole sconce, perché anche le parole possono essere sconce. Andrò a minare tutto il marble. E ci risentiamo, raga. Ok, ragazzi. È passato un bel po' di tempo dall'ultima clip e non ho ancora aggiustato il vetro, che vergogna. Che vergogna. Sono stato un casino di tempo in caverna. Ho trovato anche un'altra caverna. Molto superficiale, quindi non sono neanche andato a vedere se c'erano materiali. Con tantissimo marble, l'ho proprio distrutta tutta. Adesso il marble che vedete nel mio inventario è poco, appena due stack e un po' di cose, perché l'ho usato tutto. Ho fatto pochi microblocks, non volevo avanzarne.
Ho fatto, come vedete, la scala a chiocciola che andrà sopra, quindi qui. Poi qui farò il soffitto di qualcosa, non so cosa, non volevo farlo di marmo di nuovo, perché sennò veramente divento pazzo. Già devo fare anche il pavimento sotto. Poi qui sì, vabbè, stavo aggiustando, ma vedremo. E qua ci sarà il piano sotto. Datemi la picca, che praticamente... Ah, sì, l'avevo finita, giusto. E poi mi servirebbe anche una working bench qui fuori. No, ma magari... Già che ci siamo. Già che ci siamo, che dite voi ragazzi? Che dite, facciamo gli toscani. Eh no. Portiamoci ste... Ma cosa si distruggono con la picca? Ho materiali... Ma intanto facciamocela di pietra. Così tanto provvisoria. Molto provvisoria. Finirà molto presto nelle sabbie mobili. Sì, con la picca. Ma lì c'è ancora cosetta. Questi cristallini. Allora, mettiamo via tutti questi blocchi. Ok, andiamo a montare le project bench di là. Dove li mettiamo? Devo mettere su questo lato qua, non lo so. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiara. Buono, buono. Abbiamo anche le working bench. E cosa devo farci? Ah, sì, il piccone che ho fatto di là. Quindi, nada. E che mi serviva qualcosa, però, vero? Ah, sì, ecco. Qua, poi, ci sarà... Madonna, che lentezza. Nella pianta. Qui, poi, ci sarà il secondo piano. Dovrei anche averli fatti uguali prima. Bene raga, non so che cacchio è successo, ma mi ha smesso di registrare. Fail. Comunque ho controllato, sì, sono altri uguali. Allora, magari datemi la picca. Non c'ho la picca. Sì, c'ho la picca, ce l'ho anche qui. Non so di cosa farlo qui sopra. Sterga. Provando a farlo di questo. Anche se mi sa che ci stona col marble. Aspettate. Quasi, quasi. Qui ce la faccio di questo. Ah, ho cambiato idea. Avevo detto che aspettavo fare il piano di sotto per farci le cose della Towncraft. Ma le cose del Towncraft le provo al piano di sopra. Perché è più conveniente. Perché magari sotto ci servono, se dobbiamo scavare a far cavi così, la industria e craft le cose così non le possiamo far di sopra, no? Mentre la Towncraft sì, perché non c'è da far cavi. Dove devo andare fino a quando non tocco? Quindi qui. Fatto mezzo blocco più largo. Vabbè. Qui tocco. Buono, buono, buono. Allora. Da fare adesso è. Scendere da qui, prendere un po' di dirt e magari farmi una scaletta per andare lì, che poi toglieremo, ma per adesso serve. Finire di fare qui. Non così magari, sai? Pezzettino di vetro, bastardo. Ok. Mi piace, sta venendo abbastanza bene. Poi, adesso che mi è venuto in mente, potremmo mettere, attivate sempre, prendemente, nel pavimento. Sarebbe figo. Perché, no, nel soffitto, no, nel soffitto è che è attivo. Delle lampe. Inverted white lamp, queste qui. Torcia, pannelli e white loomer. Torcio, pannelli. Ah, potrei metterci le inverted nel soffitto, figata! Torcio, pannelli, white loomer, giusto, servono i diamanti, insomma. Per chi non l'avesse capito, servono i diamanti per andare nel Nether e prenderci la glowstone. E magari, visto che magari, perché magari, alcuni che seguono questa serie
sto pensando, non dico certe persone in particolare, ma certe persone in particolare. Alcuni che seguono questa serie non conoscono le cose varie delle mod, così proprio non conoscono Minecraft. Giusto? Giusto? Giusto voi? Che guardate questo schermo alcuni, dai. Sarà qualcuno che guarda così per divertimento, no? Spero. Ecco. Madonna, sto legno. Vi spiego un po' quello che andrò a fare. Allora, intanto, per chi non lo sapesse dal Minecraft Vanilla, cioè senza mod, cioè senza aggiunte, nel gioco c'è un. Ci sono varie dimensioni. Nel gioco ci sono varie dimensioni. Una tra queste, dimensioni, vari mondi, insomma, una tra queste è il Nether, scritto Nether. Ho fatto una ancora meno. Fammi vedere come ci starebbe tipo così. Merda. Ok. Magari un altro strato di vetro lì. Magari andare anche a prenderci da mangiare. C'è del ferro. C'è il vetro. E qui ci dovrebbe essere da mangiare. Esatta. Ok. Basta, lo smetto. Allora, cosa sto dicendo? Ah, sì. Qui in questo Nether si trova la glowstone, che tradotto dall'inglese è polvere luminescente, polvere lucente, pietra luce, pietra luce, pietra luce, la traducono per fare il gioco. Quella polverina gialla che si vedeva prima, insomma, che mi servirà. Madonna. Ok, sono morto. Questa cosa mi servirà per creare quelle cose lì, che sono delle lampade che incastonerò, che saranno sempre accese e che incastonerò, tra grandi virgolette, nel soffitto. Che incastonerò nel soffitto per andare a creare un po' di luce, perché senza luce all'interno della casa si creano quei simpaticissimi mostri che possono essere gli zombie, no? Che, sì, vabbè. Usare un po' la spada e quelli se ne vanno via dalle scatole. Ma potrebbero essere anche i simpaticissimi creeper, che sono quei cosini verdi che hanno la simpaticissima proprietà di esplodere e di distruggere. Che in miniera sono anche comodi perché ti scavano. Però in casa non è molto comodo, capite come? Volevo spiegarvelo meglio. Bene, bene, spero che abbiate capito. Allora. Lorem dent, lorem dent. Vieni qui tu. Dopo questo vetro, voglio, insomma, dopo questo layer di vetro, dopo questo livello di vetro, voglio sicuramente ampliare un po' il livello, insomma, fare così. Datemi le slab. Non ho le slab. Lasciate nella cesta. Qui ho del legno, ma le slab non le vedo. Qui ho dell'altro legno. No, dove ho messo le slab? Non avevo tipo una trentina di slab. Aspettate che fa sbaglio. Vabbè, facciamole subito. Poche sulla working bench di là. E magari facciamo anche due porte. Allora, un po' di lavorazione in legno. Un po' di cose qui. O magari non quello che mi serve. Così che siamo tutte così. Ok. Qui ci mettiamo. Non questo. Qui ci mettiamo due. Perché ne ho fatte quattro? Vabbè. Qui ci mettiamo questo e poi vedremo come sistemare la cosa che ne ho fatte quattro.
Qui ci mettiamo del marmo. Marmo di Carrara, perché sennò non è bello. E qui ci mettiamo le due porticine. Se noi entreremo, queste cose le fanno chiudere. Tutte e due, possibilmente. Bon. Tornando a quello che volevo fare, vedete che qua si sta già creando un po' di buio. Questo non va molto bene. Tornando a quello che volevo fare, intanto magari il soffitto, adesso che ci penso, è più conveniente se lo faccio con le slab. Quindi andremo a spaccare tutto. Perché, per chi non lo sapesse, perché io devo spiegare tutto adesso, le slab sono le lastre, avete visto che ho delle lastre nell'inventario, no? Queste lastre sono convenienti per fare le superfici piatte, perché anche il pavimento avrei potuto usare le lastre di marmo se ci fossero, perché, come dire, io ho tre blocchi, no? E sono tre. Fin qua nulla ci piove. Io ne uso tre per fare le lastre e mi vengono sei lastre. Quindi da tre ne faccio sei e quindi da sei sono più di tre. Capito come? Io devo andare a prendere. Non è che ho l'ascia quella super potente qui che mi disbosca tutto in un momento. Ma risparmiare tempo è sempre cosa buona e giusta. Adesso andremo a trasmontare tutto in slab. Perfetto. Magari non tutto, ma tanto poi si possono rimettere insieme, vero? No. Vabbè, andremo a formare altro legno. Allora, a parte sbagliato la scelta. A parte spaccare tutto e finire il soffitto, che quello lo farò off camera. Ciò che devo fare adesso è dormire. Oh, non riesco mai a finire una frase, è pazzesco. Project Evil fanno luce sul serio. Fiata. Fiata, fiata. Ciò che devo fare adesso è fanculo! È ampliare la scala. Madonna, una frase, riuscirò a finirla un giorno o l'altro, ve lo giuro, ragazzi, ve lo prometto. Usiamo il marmo. Tanto poi sfasciamo tutta questa cosa. No! Adesso devo fare un altro strato qui. Cosa sono quei cosi bianchi? Ho paura. Perché sono spariti? Ah! Oddio, no, non ditemelo. Sono all'interno del dungeon. Ah, l'avevo fatto vedere il dungeon, l'avevamo filmato? Penso di sì, ma in ogni caso glielo faccio vedere. Vedete, qui dentro c'era una dungeon. Una specie di tempio abbandonato, ecco. E ci sono quelle lucette, eh? Che sono giusto un po' pericolose, ecco. Vacca. Muori cane. Oh, tasca, mi stanno uccidendo. Scappa, Merlo, scappa. Ecco, capito come? Però questo che stavo dicendo che sono fregato. Perché lì dentro c'è ancora qualcosa, mi sembra. Dormi. Vedete, ogni volta che mi teletrasporto mi dice anche non command. Sa perché. Buenos, buenos dias. Allora, quello che volevo fare e riuscirò a finire la frase stavolta, lo giuro. Datemi le slab. Quello che volevo fare era, da questo livello in poi, ampliare un poco. Porca trota. Ampliare un poco. Quasi quasi, non lo faccio nemmeno. Sì, dai. Sì. Allora, dovrei crearmi una sorta di spaccare sto blocco. Creeper, ecco. Quelli sono i creeper. Simpatici tanto. Non esplodere, please. Non esplodere, please. Muori. Ok. Ok, gli altri sono lontani. Quello che voglio fare è appunto ampliare un po' il piano superiore, perché al piano superiore probabilmente non ci faremo niente, o comunque poco. Però voglio comunque ampliarlo, perché cioè, secondo me ha una forma più potente con il coso ampliato. Ecco, insomma. Una cosa così.
Cos'è quel coso? Ah, uno scherzo. Una cosa così dappertutto, no? Qui poi salirà il muro. Allora, un attimo che amplio. Giusto un attimo. Eh no, però. Merda. Perché sennò qui si vede sotto il vetro. Niente, non amplieremo allora. Peccato. Quindi vedo che la registrazione si sta prolungando un bel poco. Adesso guardo esattamente il tempo. Allora, abbiamo 13 minuti di video dall'ultimo taglio e prima penso che ci siano state una ventina, quindi abbiamo comunque una mezz'oretta buona di video. Quindi io per adesso vi ringrazio per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace, condividere il video e tutte le cose che possono supportarmi, me e al mio amico, anche se lui non fa video in questo momento, perché anche se lo dico ogni volta e lo so che sono piuttosto ripetitivo e che rompo tanto i coglioni, ma io lo dico, questa casa è scura. Molto scuro. Dobbiamo chiararla un po', ma c'è il marmo, dai. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere un mi piace, condividere il video e di guardarli tutti perché sono felice. Per sapere come... Che cazzo! Per sapere come andrà a finire la serie, per sapere quante volte moriremo, per sapere quanto è stupido Trenticraft e per sapere anche quanto è basso, la risposta a tutti questi misteri si troverà nella prossima puntata. Io per intanto vi ricordo di iscrivervi al canale con... L'ho già detto. Vi rimando ai prossimi video che cazzo, piazzati. Vi rimando ai prossimi video che cariche... E vaffanculo. Vi rimando ai prossimi video che caricherò e... Ciao ragazzi!